Una vita per la musica. Mario Del Monaco. A cura di Giorgio Gualerzi. Quarta trasmissione. Precedenti trasmissioni abbiamo seguito Del Monaco attraverso le tappe principali della sua vicenda di uomo e di cantante, diciamo meglio di fuori classe del canto, qualifica che più che mai gli spetta in relazione al personaggio che più di ogni altro gli ha dato meritata fama e che da solo basta consegnare alla storia il nome di Mario Del Monaco. Otello, naturalmente, di cui avete prima ascoltato le esultate nella famosa edizione incisa da Del Monaco sotto la direzione di Alberto Erede nella pienezza, all'apogeo della sua carriera. Otello, dicevo che il nostro ospite, dopo aver affrontato per la prima volta 35 anni nel giugno 1950, ha portato successivamente per il mondo in centinaia di recite. Questa sera Del Monaco ci parlerà dunque esclusivamente di Otello, del suo Otello, al quale ha per sempre e indissolubilmente legato il proprio nome. Le dirò subito che il pensiero di Otello già mi era entrato nel cervello da parecchio tempo, ma mi sembrava un passo molto arduo da eseguire. Ebbi l'avventura di cantare con il maestro Gabriele Santini nel 1947 l'Aida a Caracalla per una particolare situazione. Doveva venire in Italia ospite del nostro paese Evita Perón, e allora si fece a Caracalla una recita straordinaria di gala per Evita Perón. Dopo questa recita il maestro Santini mi chiamò, allora direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma, mi chiamò e mi disse: Mario, io avrei intenzione di inaugurare l'anno prossimo il Teatro dell'Opera con l'Otello, te la sentiresti? Io gli dissi: maestro, effettivamente è un'opera che mi affascina, ma però sa, mi occorre una preparazione. Ma tu c'hai tanto tempo, devi andare a Buenos Aires. A Buenos Aires in questo momento si trova il maestro Ricci, il quale è un grande maestro sostituto. Ti faccio un biglietto, ti faccio preparare da lui. Appena arrivato a Buenos Aires mi venne lo scrupolo e dal maestro Ricci non ci andai. E dico, voglio rimandare questo mio debutto nell'Otello. Tornai indietro e disse al maestro Santini: maestro, guarda, io non ho il coraggio di affrontare questa parte. E fecero lo stesso l'Otello, lo fecero con Francesco Merli, che era ancora in ottima forma. E fu l'addio di Merli alle scene, questo Otello. Non ricordo se fosse per l'addio. Comunque fu un ottimo Otello, è vero che è uno dei più grandi della storia del teatro lirico, sia come tenore che come Otello in particolare. E l'anno successivo mi fu proposto un altro contratto, sempre al Colón di Buenos Aires, per opere del mio repertorio, Aida naturalmente, Manon Lescaut, Andrea Chenier, e poi un telegramma successivo che mi disse: si chieda Del Monaco se è disposto a cantare anche Otello. Io lì per lì mi ricordo che ero a Napoli a cantare la Bohème al Teatro San Carlo, 1950, primavera 1950, e dissi a un mio collega, un baritono, il quale aveva la parola molto facile, lo sfottò molto facile, disse: guarda, qui c'è un telegramma che mi invitano a cantare l'Otello al Teatro Colón di Buenos Aires. Questo saltò su e disse: ma cosa volete cantare voi altri l'Otello, che davanti a Vinai siete tutti moretti dell'Aida? Per questo qui era un baritono che cantava molto spesso con Vinai, e Vinai lo proteggevano, questo voleva tenere sulle azioni di Vinai. Che Vinai fosse un magnifico Otello, questo lo confermo anche io,
ma io non mi sentivo affatto un moretto dell'Aida. Allora questo fu il punto che mi fece decidere, con la mia ben nota grinta, dico, ti dimostrerò che invece non sono un moretto dell'Aida. Risposi, accetto anche Otello. Feci il viaggio in piroscafo 16 giorni col maestro Antonino Votto, perché fu lui che diresse l'Otello. E il maestro Antonino Votto me lo preparò tutti i giorni al pianoforte sul piroscafo Vulcania, che faceva quella rotta, tutti i giorni, arrivato a Buenos Aires, un mese di prova, con lui e con Renner, e mi prepararono a puntino. Malgrado questo, arrivata la prova generale, che stavano nello stesso albergo del maestro Votto, mandai mia moglie su a dire, senti Lina, di al maestro che io non me la sento di cantare l'Otello. Quello dice, sei pazzo, ma come, sei già annunziato. Maestro, io ho paura, non me la sento. Chiamino, c'era un tenore che stava vicino lì, uno dell'Uruguay, che cantava l'Otello, Soler. Chiamate Soler e fate cantare a lui, io non mi sento di cantare. Insomma, venne giù il maestro Votto, e gli detto, ma Mario, quando vai fuori fai questo bellissimo esultate, ormai il pubblico ce l'ha in tasca. Sì, lo so, maestro, ma l'Otello non è soltanto un esultate, il risultato è soltanto l'inizio, ma a me mi fa paura il secondo atto, e poi c'è quel terzo atto. Insomma, tanto tutta la notte abbiamo fatto altro che discutere, il giorno dopo mi trascinarono in teatro, ed io, questo fu il mio debutto per l'Otello. Ebbi veramente un grande successo, un immenso successo. Tanto è vero che un critico scrisse, cioè, l'Otello di Mario Del Monaco va scritto sul libro d'oro della storia del teatro Colón. Del Monaco, torniamo un momento indietro. Dunque, qui le date hanno una grande importanza. Lei, questo telegramma famoso di cui mi parlava, lo ricevette grosso modo in quale mese? Lo ricevetti in febbraio. In febbraio del 1950. Del 1950. Ma lei l'Otello l'aveva già preso in mano? Aveva già iniziato? Sì, l'avevo studiato così per mio piacere. Avevo qui un maestro qui a Treviso, un maestro di piano molto, molto, un maestro Schneider, è vero, che ogni tanto veniva qua e me lo passava per il mio gusto personale, perché io ero affascinato da questo quindi personaggio. Quindi lei aveva uno spolvero, come si aveva può uno dire. Spolvero, non solo, io l'avevo già visto fare molte volte da Merli, l'avevo visto fare da Pertile, l'avevo visto fare, e poi da ultimo da Ramon Vinay, quando io cantavo la Manon Lescaut alla Scala, lo stesso anno, Vinay fece l'inaugurazione con l'Otello. E la Tebaldi. E mi piacque immensamente, devo dire, mi piacque immensamente, perché Ramon Vinay era un Otello veramente molto, molto, molto bello. Ecco. Quello fu una delle ragioni per le quali io mi decisi ad accettare l'Otello. Poi anche per una ragione che adesso voglio dire, di un certo egoismo nazionalistico. Volevo tentare di riportare agli italiani l'Otello italiano, ossia che il primato rimanesse in Italia, perché purtroppo tutti erano stranieri prima, o al fuori di Merli. Parecchi, insomma, indubbiamente. Compreso quindi, Toscanini, perché con l'Otello di Toscanini... Certo, Otello di Trantula e poi di Vinay, due tenori Vinay, stranieri, ecco. E non italiani. Quindi, in sostanza, lei quando praticamente in tre mesi ha messo su questo Otello. Sì, ma tre mesi molto intensi, perché poi... Sì, ma la parte scenica l'ha appresa soltanto là con Renner? No, la parte scenica l'ho cominciata a sbozzare in Italia, prima da Carlo Piccinato. Ah. Ecco, Carlo Piccinato venne a Milano, nella mia casa, e mi cominciò a sbozzare la parte. Gli atteggiamenti e mi insegnò delle cose molto importanti. L'Otello, l'autorità di Otello non è nel movimento, anzi è nella staticità. Più è statico, più è autoritario il personaggio, più è importante. E questo lo devo veramente ricordare. Piccinato mi insegnò delle grosse cose. Poi l'inquadratura generale, certamente, io lavoravo dalle 5 alle 6 ore al giorno con Renner, perché sa come lavorano i tedeschi? Sì, sì. Ecco. E difatti all'ultimo momento ero arrivato esausto, appunto perché mi sembrava di non ricordare tutto sufficientemente quello che mi era stato detto per poter andare in palcoscenico a cantare l'Otello. Perché l'Otello non è soltanto cantare, perché molti possono cantare l'Otello a casa loro. Molti dicono, l'Otello poi non è così difficile in casa loro. Lo provano in palcoscenico, perché una volta Vickers mi disse... a San Francisco, io dissi a lui, senti, devo andare a cantare alla Scala,
i Troiani. Infatti, è difficile? Lui mi fa, dice, più difficile dell'Otello, mi disse lui. Ma scusi, ma lei l'Otello lo ha cantato? No, mai. Beh, prima lo canti e poi me lo saprà dire. Difatti, io cantai i Troiani, è un'opera difficile, ma con l'Otello non ha niente a che vedere. Difatti, Vickers ha tentato di cantare l'Otello, ma ne ha cantate molto poche recite. Certamente meno di lei, perché assommano già 427, una specie di grande Berta siamo già, 427. Oh, e qui siamo all'Otello, diciamo sudamericano, sì, cioè già con un pubblico di tipo italiano, comunque geograficamente parlando sudamericano. Adesso veniamo all'Italia, appena, a Catania. La prima volta l'ho fatta a Catania, ecco, esattamente. E l'ha fatto in che anno? Nel 51. Poi l'ho fatto al Teatro dell'Opera di Roma, sì, l'ho fatto nel 52. E poi adesso esattamente dove poi c'è stato il grande Otello. Poi l'ho fatto alla Scala nel 53. Esatto, con la Tebaldi. Con la Tebaldi e con Leonard Warren. Leonard Warren. Ecco. E poi dopo feci una grande due grandi edizioni di Otello al Metropolitan. Sì. È vero? La prima con la Zinca Milanove e la seconda edizione con la Renata Tebaldi, perché la Tebaldi venne al Metropolitan molto più tardi di me. Sì, nel 55. Nel 55. E esordì, mi pare, esordì proprio con me nell'Otello. Esattamente, sì. Comunque lei poi l'Otello l'ha fatto praticamente in tutti i teatri. Ecco, tutti, esatto. L'ho fatto anche a Tokyo, l'ho fatto... Ora, a questo punto è interessante vedere come lei ha affrontato il personaggio, questo lungo studio, sì, che lei ha dedicato, e immagino studio che non è terminato la vigilia della prima del Colón, ma direi che ha caratterizzato un po' questo approfondimento, in fondo ha caratterizzato tutta la sua attività posteriore. Guardi, l'Otello ancora quando lo faccio oggi non lo faccio mai come la sera precedente, ossia come l'edizione precedente. L'Otello è un personaggio così complesso per cui ogni volta che tu ne fai una nuova produzione trovi sempre qualche cosa da cambiare o da migliorare. Ecco. E poi dipende anche dai pubblici dal quale tu affronti. Questo è molto, ecco, importante. Questo dove l'ho imparato? L'ho imparato al Metropolitan. E il critico, malgrado riconoscesse in pieno le mie eccezionali qualità vocali per affrontare questo personaggio, ebbe delle altissime riserve sul mio atteggiamento scenico. Perché io venivo dall'Italia, venivo dal Sud America, dove avevo fatto l'Otello a modo latino, ossia questo uomo così aggressivo, così temperamentale, così rude, e che non piacque affatto a questo critico. Questo critico, anzi, mi picchiò sonoramente, si chiama, perché credo che sia vivo ancora, Irving Colodin, sì, su Saturday Review. Scrive questo, non so se pare che... sì, in ogni caso, uno dei più severi. In ogni caso, questo mi servì enormemente. Io il giorno dopo che lessi la critica rimasi proprio spompato, perché il pubblico mi aveva portato alle stelle, venne perfino Martinelli nel mio camerino a congratularsi e disse: Mario, veramente abbiamo trovato il grande Otello dei nostri tempi, disse Martinelli. E invece non gli altri critici, soltanto questo Colodin si fu così duro con me. Poi dopo ebbe occasione di parlare con Colodin, sì, e Colodin mi dice: vede Del Monaco, lei non mi deve odiare perché io ho detto queste cose. Fatto, guardi che io non l'odio, io ho letto, sono rimasto male perché lei ha usato dei termini estremamente pesanti nei miei confronti, ha detto che io ero un piccolo uomo volgare. Sì, ma io non l'ho detto che lei sia un uomo volgare, lei è un piccolo uomo volgare quando interpreta l'Otello, perché l'Otello lo rende lei volgare in quel modo. Invece l'Otello è un essere superiore. Questo fatto qui mi ha fatto meditare. Mi ha fatto meditare e sono arrivato al convincimento che questo aveva ragione. Ossia, in questo senso qua, aveva ragione perché, secondo la tradizione del teatro shakespeariano, Otello non doveva comportarsi come loro erano abituati a vederlo. Io invece l'avevo proposto come un individuo mediterraneo, latino, così pieno, ricco di gesti, ma quello per loro era il canio, era il compare Turiddu, non era l'Otello. Ecco. Succede poi il contrario, ne faccio delle edizioni in America,
Irving Collins, ah, finalmente Del Monaco aveva ottenuto il massimo, anche come atteggiamento scenico, un Otello proprio quando è nell'occasione del debutto della Tebaldi, che fu la seconda volta che cantai l'Otello, e mi riempì di elogi. Allora, convinto di aver trovato la formula esatta, vengo in Italia e faccio l'Otello. Insomma, in Italia no, a noi ci piaceva più quando lo faceva con il Selvaggio. Insomma, chi devo accontentare? Quelli americani o quelli italiani? Non piaceva più il mio Otello a Roma. Te lo ricordi, Rina? Ecco. La realtà è che è un personaggio polivalente, Otello, eh? Adesso... è difficile da realizzare in tutti i suoi aspetti. Certamente un cantante... per quanto lo approfondisca, è portato magari qualche volta a dare un maggior rilievo a un aspetto e qualche altra volta a un altro aspetto. È un personaggio contrastante. In fondo è un personaggio di un certo lignaggio, dico, è governatore. È viceré di Cipro. Nello stesso tempo è un uomo che viene d'una gelosia folle, che questa gelosia veramente lo attanaglia e lo rende anche violento. Sì. Nello stesso tempo è un uomo che canta d'amore come canta Rodolfo nel finale primo atto. Anzi, a questo proposito lo facciamo ascoltare. Sì. Al baluardo, e si miran a strano.
splendean sulle mie tenebre la gloria e il paradiso. Vieni
A mio avviso Otello presenta un'infinità di difficoltà. Innanzitutto la parte vocale è pesantissima da sostenere. Il primo atto, per quanto sembra romantico e lirico, perché deve essere cantato liricamente, perché è un duetto d'amore che non fa nessuna differenza fra il duetto d'amore del primo atto di Cavaradossi con Tosca oppure di Rodolfo. Certamente con un'altra vocalità, perché è un altro personaggio, un personaggio più massiccio, quindi occorre una vocalità più pesante. Ma la difficoltà grande comincia al secondo atto, con il Oro per sempre addio, il duetto con Iago. La voce non è mai sufficiente. Poi anche quando canta il baritono non ci sono momenti di riposo, di relax. Nell'opera convenzionale, quando canta un altro, il partner si può riposare. Nell'Otello questo non è possibile, perché la controscena deve essere sempre attenta. Direi che si deve recitare anche quando non si canta. Da quando entra fino alla fine è impegnato. È sempre impegnato. Fino allo spasimo, sì. Per così dire. C'è la cosiddetta controscena, esatto. Che deve essere evidente, perché l'attenzione del pubblico deve essere sempre attratta anche quando lui non canta, anche quando canta il baritono. La controscena di Otello deve sempre apparire, deve sempre interessare, affascinare, non deve mai cadere. Sente, e questo stanca. È opinione corrente, alcuni critici l'hanno sostenuto, in particolare l'amico pugliese che lei ben conosce, che Verdi, scrivendo la parte del tenore dell'Otello, abbia commesso un errore in sostanza. Cioè è una parte veramente, praticamente, poi in realtà lo si canta, ma praticamente impossibile per così dire. Cioè non abbia scritto veramente una parte pensando alla voce umana, ma andando paradossalmente oltre i limiti di una voce umana, di tenore. Sì, quello, in effetti quello che dice Pugliese è giusto, perché guardi, nemmeno io riesco a capire perché l'Otello sia così pesante, perché quando lo canto in camera è un divertimento, e diventa pesante 10 volte di più quando va in palcoscenico, o l'orchestrazione che è potentissima, o è anche la carica emotiva che tu devi mettere per entrare nel personaggio. Non crede che sia anche proprio la tessitura, cioè questo gravare sul centro e sul grave con intensità di suono, perché, e poi improvvisamente svettare, sì, perché, come lei ricordava nel secondo atto, sì, per sì, esempio. Perché in effetti Otello dovrebbe avere la voce baritonale. È un errore pensare a Otello con la voce chiara. È un errore. Questo è un discorso, ecco, interessante. È un errore. Il Tamagno aveva la voce, sì, chiara, ma erano altri tempi. E su l'Otello, effettivamente, il discorso che riguarda il centro e il grave del personaggio, vocalmente parlando, è certo che può prestare il fianco a qualche riserva, indubbiamente. Anche perché, proprio per quelle ragioni che dicevamo prima della scrittura adottata da Verdi, certamente anche il colore forse ha un suo peso nella individuazione vocale del personaggio di Otello. Da questo però a dire che il colore di voce di Otello debba essere quello di certi tenori o pseudotenori baritonaleggianti, che sembrano più dei baritoni, sì, che dei tenori, di, sì, qui ce ne corre ancora. Lei in fondo è su una via di mezzo. Io sono perfettamente d'accordo, Otello non deve essere un baritono che canta da tenore, perché mancherebbero gli squilli, i cosiddetti squilli otelliani, certo, che un baritono non può fare. E difatti Verdi, che tutti sappiamo, aveva pensato a Morel, a un baritono, all'ultimo momento però ci ha ripensato sopra e l'ha fatto fare a un tenore. Perché? Perché occorre questa corposità baritonale, ma ci vogliono anche gli squilli tenorili, perché la vil cortigiana, sangue sangue, amore e gelosia va disperso insieme, le esultate, anche un baritono lungo che sia, non le può fare, non le può sostenere. E vede, poi c'è questo controsenso, che mentre il tenore assume delle tinte, delle colorazioni scure e baritonaleggianti, il baritono a sua volta assume spesso delle colorazioni tenorili chiare, sì, senza arrivare al caso limite di stabile, che certamente se avesse cantato con lei l'Otello, anzi lei ha cantato, sì, l'Otello cantato, con Stabile, a Busseto, uno a primo colpo pensa che il baritono sia del Monaco, sì, e il tenore, sì, sia Stabile. Questo, guardi, che è molto importante questa, cioè è importante per dimostrare che forse Verdi effettivamente una volta tanto non colse giusto, cioè in sostanza Verdi, l'Otello forse avrebbe dovuto essere proprio un baritono, sì, mentre Iago avrebbe dovuto essere un tenore.
Ma infatti quello che il vanto suo di Del Monaco, è quello di aver affrontato Otello nella pienezza della voce tenorile di un certo tipo, con questo magari risonanze bronzee che lei aveva già da giovane, sì, pensando, che è un discorso che abbiamo già fatto anche rischiando di perdere, di ridurre enormemente il repertorio. Sì, e questa è una domanda, infatti, proprio che lei mi coglie a segno, cioè io volevo chiederle questo. Ma alla lunga questo personaggio di Otello, affrontato centinaia di volte, abbiamo parlato di oltre 400 volte, ma dico, automaticamente l'avrà obbligata a ridurre il repertorio. Sì, ha condizionato la mia voce, senza dubbio. Guarda, ho dovuto rinunciare ad alcune opere, come per esempio ho dovuto rinunciare a, non alla Tosca per esempio, ma ho dovuto rinunciare alla Manon Lescaut, ho dovuto rinunciare alla Ida. L'ho fatta anche durante le recite di Otello, si faceva Otello, facevo Aida, però dopo, accumulando il peso degli anni attraverso tante recite di Otello, la mia voce si era formata, aveva proprio la forma dell'Otello. Qualsiasi opera io cantassi aveva sempre la vocalità di Otello. Poi che è successo? Che in un certo periodo ho voluto rallentare questa mia produzione otelliana, per vedere se è possibile, perché si dice che chi canta l'Otello la voce si appesantisca e poi si trova più gli acuti. Viceversa, io sto dimostrando adesso, in questo periodo, che lasciando riposare un po' l'Otello e facendo dei vocalizzi adeguati per alleggerire, io ho potuto ricantare la Tosca, ho potuto ricantare le opere liriche. Questa è tutta questione di tecnica. Cioè, indubbiamente l'Otello è un personaggio aggressivo, è un personaggio prepotente che condiziona la carriera. Però si può anche riprendere la vecchia strada. Non è vero che scassi la voce, perché l'Otello va cantato, non va gridato. A questo punto direi che possiamo procedere nell'ascolto di Otello. Ascoltiamo la pagina già nominata da Del Monaco. Ora e per sempre addio, sante memorie.
il personaggio di Otello è chiaro, oltre l'aspetto vocale, che è certamente importantissimo, però presenta un altro aspetto altrettanto importante, cioè l'aspetto scenico. L'aspetto scenico. E qui io proprio vorrei sapere qualcosa da lei, cioè tutto il problema di come lei ha studiato il personaggio. Ma credo di aver già detto qualche cosa nei confronti del comportamento scenico, sì, quando ho parlato delle due diverse tendenze, sì, dei due gusti, ossia l'Otello inteso dal mondo anglosassone e l'Otello invece voluto dal mondo mediterraneo. Questo si riflette non solo nel gesto, ossia il gesto più contenuto, è vero, è una sofferenza interiore più che che sbracciamenti esteriori, sì, ma anche nel vestire, negli abiti e nella truccatura. Questo è importante. La truccatura, a mio avviso, quella di tipo anglosassone non deve essere affatto scura, anzi quasi bianca. Otello bianco, scrisse Eugenio Gara. Sì. Otello bianco, rispondo io, perché a parte, diciamo così, il fatto che non si sa se Otello sia esistito più o meno, ma come cultura, Otello era un uomo di cultura, si esprimeva con termini di altissima poesia, tanto che Desdemona diceva e Dio vedeva fra le sue tempie oscure splendere del genio, l'eterea beltà. Era un uomo di guerra, era un uomo di genio militare, era un uomo d'azione. Quindi per ispirare questo altissimo concetto in una giovane donna veneziana, nobile donna veneziana, doveva essere un uomo superiore e di conseguenza non poteva avere i tratti di un negro selvaggio. No, non è neanche pensabile, ma si immagini se la Repubblica di Venezia dava il governatorato di Cipro a un negro selvaggio. Questo termine moro, secondo me, va inteso nel senso... E pertanto si faceva nero però una volta. Sì, ma invece, secondo me, questo moro significa che era bruno, era un personaggio, evidentemente. Ma poi i mori, tutti sappiamo che sono... Era frutto di un incrocio, evidentemente. Non è mica pensabile che sia un negro abissino. Ecco, pertanto, però, io ho visto molte volte l'Otello in Italia fatto proprio nero scuro. Non è mica Monasro, Otello. Truccato come a Monasro. No. Per me questo è un errore grossolano, perché Shakespeare dice di Moor, i Mori sono arabi e gli arabi sono bianchi. Questo è un grande errore. Quindi, a mio avviso, il fatto di fare Otello nero è un grande sbaglio. Io l'ho fatto così in America ed è piaciuto. Quando l'ho portato in Italia, io devo dire Otello bianco, perché sembrava un gentiluomo veneziano, ma certamente che poteva essere anche un gentiluomo veneziano, perché aveva assorbito la cultura veneziana dell'epoca e lui si era diventato uno dei capi della flotta della Serenissima. Quindi anche il suo tratto, il suo modo di vivere e di comportarsi era di uomo raffinato. Certamente un uomo raffinato che poi a un certo punto, però il demone della gelosia, che evidentemente era sempre presente in lui, esplode. Sì, vabbè, ma questo anche a Cavaliere del Settecento poteva succedere. Certo, ma era un temperamento un po' sanguigno, anzi non un po', era senz'altro un temperamento era senz'altro violento. Era senz'altro un eroe, era un conquistatore. E quindi è chiaro che le sue reazioni sono state di quel tipo, d'accordo, insomma. Ecco. D'accordo. Senta, un'ultima domanda che supera in fondo anche il problema ristretto di Otello, e che me l'ha offerta lei accennando al problema della truccatura. Cioè io vorrei sentire da lei come in genere affronta i personaggi che le vengono proposti, che le sono stati proposti ormai a questo punto di carriera. Credo che nuovi personaggi, per quanto abbia affrontato Stifelio, vero? Sì, sì. Abbastanza recentemente. Sì. Comunque, in che modo lei affrontava i personaggi? Non so, è uno di quelli che andava a leggersi testi? Devo leggere i testi. Guardava quadri, per esempio, per vedere la riproduzione? Sì, perché molti sarti io davo suggerimenti dei sarti. Per esempio, una volta mi sono fatto fare dei costumi di Otello ispirati dal Carpaccio. Altre volte ho cambiato completamente, mi sono fatte fare moreschi, altre volte le ho fatte fare veneziani, perché non ho una sola edizione di Otello, avrò 5 o 6 edizioni di costumi di Otello. Dipende dal momento, dipende dai teatri, anche dal momento psicologico. Senta, io guardi, lei non so, avrà sicuramente presente l'Otello di Olivier. Sì. Ecco. Olivier ha fatto un Otello selvaggio l'ultima volta che ha rappresentato l'Otello a Old Vic. L'ha seguito questo fatto qua. Bene, lei sa perfettamente che Olivier è un uomo di altissima cultura. No. Quindi lui sa
e nessuno lo può mettere in dubbio, che l'Otello è un arabo bianco. Lui invece cosa ha fatto? Lo ha fatto nero, lo ha fatto addirittura con le catene alle caviglie e alle braccia, selvaggio, proprio come uno scimmione, così. Cosa ha fatto? Ha fatto un errore? No, non ha fatto un errore. Ha fatto una prova, ha voluto dimostrare a se stesso e alla critica e al pubblico che si può anche falsare il personaggio, ma con la bravura ottenere lo stesso risultato di successo. Senta, a mio avviso. Olivier, ha visto il suo Otello per caso? No, il mio Otello però l'ha visto Orson Welles. Che ha detto? Orson Welles mi ha fatto i complimenti. Che Orson Welles, dico, in materia è un uomo, insomma, così, che le cui idee possono essere. E io devo dire che l'hotel di Orson Welles mi ha entusiasmato. Lei ha visto degli hotel in prosa anche recenti? Ha visto, non ho so, visto Gassman. Gassman, sì. Ha visto Randone anche? No, ho visto Gassman. E sì. Che ne pensa? Penso, a mio avviso, che Gassman volle proporre un Otello elisabettiano. In che senso? L'Otello, come lo facciamo noi in teatro, è barocco, ossia con la barba arricciata, con le sopracciglia inarcate, per darci questo aspetto orientaleggiante. Però bisogna pensare che quello che ha fatto Gassman, ossia senza il viso scuro, appena sporcata la faccia, è vero, di nero, neanche truccato bene, neanche alterate le ciglia, neanche l'anello all'orecchio, non l'abbia fatto per incuria, no, lo ha fatto perché si riferiva, a mio avviso, credo di interpretare questa sua, diciamo così, noncuranza nel trucco, perché in quell'epoca, appunto, il teatro elisabettiano, tutto ciò che era trucco era approssimativo. Io credo che l'abbia fatto soltanto per questa ragione qua, perché non è credibile che un artista così raffinato come Gassman, io l'ho visto per televisione, aveva un trucco approssimativo. Allora ho pensato che probabilmente l'ha fatto appunto per dimostrare che si può essere grandi interpreti anche senza stare lì a ricercare. E, insomma, a mio avviso, sia quello di Olivier che quello di Gassman sono due prove di altissimo gigionismo in senso buono. Ho capito. Senta, un'ultima cosa. Lei è d'accordo che il punto chiave dell'interpretazione vocale di Otello è rappresentato dal monologo del terzo atto? Il punto chiave sul piano interpretativo? Esatto. Eh sì, perché in quel brano c'è accasciamento, c'è bestemmia, sì. C'è bestemmia, è vero, e c'è vendetta, e c'è anche preghiera, naturalmente, c'è preghiera. Cioè voglio dire, in questo punto le difficoltà vocali si saldano con le difficoltà di interpretazione. Io direi che difficoltà vocali non ce ne sono e non esistono grandi difficoltà vocali. No, grandi in questo brano. Non ci sono, particolarmente. Ci sono difficoltà interpretative, sì. di dimostrare questi quattro fattori in un brano così breve, ossia la preghiera, la vendetta e il momento di accasciamento, quando dice Dio mi potevi scagliare, c'è un rimpianto, c'è un'angoscia, poi piano piano risale, ma ho pianto duol, ma ha rapito il miraggio, questo miraggio che lo vede lui con questa dolcezza di rosea. O vio giulivo l'anima acqueta, spento è quel sol, quel sorriso, quel raggio che mi fa vivo, che mi fa lieto. La seconda volta invece spento quel sorriso, quel raggio, lo dice con rabbia, sono due cose differenti, che mi fa vivo, che mi fa lieto. Poi tu al fin clemenza piogge, e qui c'è odio e vendetta. E c'è l'esplosione. Sono queste quattro situazioni che vanno rilevate in un piccolo brano di 4 minuti. Poi c'è quel punto rassegnato al volere del cielo. Rassegnato al volere del cielo. Questa nota quasi abbandonata, quasi volutamente, non dico stonata, calante, ma perché questo volere del cielo è un abbandono che non è soltanto l'abbandono della parola, ma anche l'abbandono della voce. È rassegnato al volere del cielo. Questo piccolo abbandono che fa intendere che c'è un abbandono anche fisico. Questo, certo. Sono queste piccole ricerche che
ogni recita deve essere arricchito il personaggio di Otello. Questo ne ho appena accennato una, per dire, ma in un brano di 3 minuti se ne possono scoprire 20. Comunque facciamo ascoltare allora il monologo del terzo atto. Io mi potevi scagliar tutti i mali della miseria, della vergogna. Far le mie baldi trofei trionfali una macerria, una menzogna. E avrei portato la croce crudele, tangasce e donde con calma fronte. La morte. La morte. Qui bisogna fare attenzione, perché qui il pericolo è di dare un'interpretazione di tipo verista, di andare sopra le righe, come si suol dire, vero? Lei è giusto, è verista, è un'anticipazione del verismo. È realista. Dico, realista. La morte di Otello, però è sempre inquadrato in un clima, in un'atmosfera che classico, per cui il verismo deve appena appena apparire. A mio avviso, io credo che anche questi singulti della morte devono essere tutti moderati, appena accennati, perché per non disturbare questa linea melodica sotto, che così angosciosa per conto suo, non ha bisogno di essere disturbata da questi rantoli, di queste cose. Sono d'accordo con lei, anche perché poi il finale si chiude con un ricordo di Desdemone. In fondo, no? Un bacio, insomma, no? È una morte estremamente romantica. È il richiamo al finale, sì, del primo atto. Quindi è la morte di un eroe, la morte di un leone, ma è anche la morte di un uomo innamoratissimo, di un uomo che sa di aver commesso una grave ingiustizia. Quindi muore sereno perché ha fatto giustizia anche di se stesso. Un altro bacio e muore quasi
come potrebbe, una morte come potrebbe, romantica come quella di Romeo. Sì. E allora chiudiamo questa selezione di Otello facendo ascoltare appunto il finale, la morte del protagonista. Ti sposa, ti baciai. Avete ascoltato Una vita per la musica, Mario Del Monaco, a cura di Giorgio Gualerzi.